vediamoci in soggiorno. Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Detroit Become Human e ci troviamo in questa particolare situazione nel quale siamo appesi su una macchina in attesa di un reset. Riusciremo a salvarci da questa situazione? Chi lo sa? Trovo il modo di scappare. Trovo il modo 35%. Cortocircuito. Quello verde. Veloce, 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 veloce. Vai, 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 vai. R1. Prendilo, prendilo, prendilo. Brava. Tira, tira, tira. Porca miseria. C'era della roba infiammabile qua. Spingi. No, cacchio. Faccio leva a cosa? Scusami. Fa niente, faccio leva. Io faccio leva, chi se ne frega. Qualunque cosa sia, faccio leva e tiro pugni. Forza, cara, forza. Bravissima. Dimmi che ti ricordi, ti prego. L'ho interrotto in tempo? Sì! Alice? Alice, trovo Alice, trovo Alice, trovo, faccio, vado. Cosa devo vedere? Che cosa sto vedendo? Guarda. Mi si è sbloccato qualcosa quando sono passata qui! Se io vi aiuto, voi aiutate che inquietudine là in fondo. Aiutate me? Io ci provo. Magari potrebbero creare scompiglio e permettermi di andarmene più facilmente. No, devi impedirlo. Ti prego, dimmi che non sono tutti resettati. Aiutatemi. Mi piace giocare con noi. Crea dei mostri per il suo divertimento. Che schifo. Che schifo. Vuoi dire il vero mostro? Quante cosa ci ha fatto? Uccidiamolo. È di là. Prego. Adesso però dovrò schivare Frankenstein e probabilmente anche lui. Luther! Sì, Zlatko. Qui finirò più o meno tra 10 minuti. Poi capirò che fare della bambina. Ricevuto, Zlatko. Ti porterò la bambina tra 10 minuti. Oh no, no, c'ho pure un timer. Allora, se faccio così si ferma il timer? Perfetto, si ferma il timer. Allora, pensiamola, c'è una cosa interattiva. Dovrò trovare la bambina. Dove sarà la bambina? Quella però è la porta per uscire, non mi serve. Devo trovare Alice prima. Vero? Questa è la porta per uscire. Dimmi che non sto lasciando qui Alice, ti prego. Ok. Questa è la fuga, quindi. Ed è aperta. Buono sapersi. Cara, dovresti ingaggiare una corsetta sostenuta, perché noi abbiamo esattamente 9 minuti. Quindi mi serve che tu fai un po' di jogging al momento. Non lo puoi fare? Un po' di jogging silenzioso? Frankenstein, dov'è Frankenstein? Frankenstein? Dove cacchio è Frankenstein? Frankenstein? Ehi? Madonna, meno male che i quadri non hanno gli occhi come nei peggiori film horror della storia. Devo vedere Frankenstein io, però. Dove sta Frankenstein? È lì? Cacchio, è quello lì. Eh sì, è lì. Dannata. Eh sì, è lì. Quindi?
Però lui non lo sa che io non ho finito la programmazione. Mi ha detto vediamoci in soggiorno. Lui non lo sa che ho finito la programmazione. Cioè che non ho fatto la programmazione. Cara, comportati in modo... Dovevo vedere cosa c'era dentro, sarebbe stato furbo. Però mi fa piacere vedere che loro non sanno che io non sono stata resettata, vero? È rischioso, lo so, ma devo verificare. Salve. Mi dispiace. Frankenstein? Per la piccola. Aiutami. Quindi tu non dici nulla se io faccio questo? Ok, loro pensano che io sia stata resettata. Questo è molto buono. Ho visto una cosa. E io la prendo perché questo qui deve morire. E scarico. E non c'è modo di cercare le munizze? 7 minuti, perfetto. Come cacchio la trovo, Alice? Scandagliano tutte le porte. Le munizze magari sono qui? No, non sono lì. Niente, scandagliono tutta la casa, non ho altro modo. Lo so, sono partita da metà, ma non so cosa farci. Mi ricorderò che dall'altra parte di Frankenstein non ho controllato. E sì, ho visto che c'è una vista, ma ragazzi, 7 minuti, non ho tempo. Non ho assolutamente tempo. Non mi interessa il fuoco. Non mi interessa il fuoco, non mi interessa la TV. Non mi interessa la TV, devo trovare Alice. No, devi aprire velocemente la porta, devo trovare Alice. Il mio obiettivo è trovare Alice ora, non mi interessa nulla, perderò un sacco di cose, lo so, ma non mi importa. Dove sono finita? 7 minuti e 13, porca miseria, dove sono finita? Ah, quindi sono entrata là e ho fatto 2 stanze? Mi rimane solo un'ala da controllare, ottimo. L'ho trovata! Ti ricordi di me? Come potrei dimenticarti? Mi dispiace tanto. È vero, non dovevamo venire qui. Dobbiamo andare. Seguimi senza fare rumore, ok? Cara, facciamo un patto. D'ora in avanti le decisioni le prende la bambina, perché mi pare molto più sicuro fare così. Senza offesa, eh? Ora però... C'è Frankenstein. Sì, Slatko. Qui ho finito. Prendi la picca. Via. Allora, abbiamo scoperto che le camere sono comunicanti. Quindi se noi passiamo qui, lui passerà per il corridoio. Perché mica sarà stupido. Mica si farà stanza per stanza. Noi passiamo per il corridoio e ce ne andiamo via. Alice. La bambina non c'è più. La bambina non c'è più. Beh, non può essere 20. Sparita. Deve essere qui in giro. Cacchio, qua c'è il corridoio, però. 14, 13. 13, 14, 14, 13. Mi posso nascondere sotto al letto, stupido. Oppure lì. Non posso togliergli questo? Posso levarglielo? No? Niente. Vado qui. Sotto il letto è stupido. Anche qui è stupido. Ma nel corridoio non ci posso andare. Androide del cazzo. Dovevo farlo a pezzi non appena l'ho visto. Non stai ferma, tu non andeggiare, maledetta. Non salutare con quella manina, stai ferma. Caricato il fucile, l'ho sentito, lo sapevo che doveva avere. Mi sta facendo cenno? Mi sta aiutando? Mi ha aiutato? Posso aiutarla? No, 29, fuggo. Guarda piano piano. Che cacchio? Zitto. Sì, gli androidi devono venire. Ciao. Voi disobbedite.
Sì, sì. Stai zitto, maledizione, tu! So che sei lì, puttanella. Fatti vedere. Prendi una torcia. Ce n'è una sul tavolo. Non ho la scansione. Avanti, fatti vedere. Senti, non ti farò del male. Voglio solo parlarti. So che non avrei dovuto cancellarti la memoria, ok? Me ne pento adesso. Ma ora vieni fuori, andrà tutto bene, ti aiuterò. Pensa alla bambina, come deve essere spaventata. Sii ragionevole. Vieni fuori e andrà tutto bene. Via, 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 piano piano, via, via, perché sono andati dall'altra parte, dai. Cacchio, vieni qua davanti. Fuori. La lontana cosa? Datti una mossa, idiota! La rivoglio, hai capito? Cosa vuol dire allontana, scusami? Te la farò pagare cara, stronza. Giuro che te la farò pagare. Vabbè, ci provo. Non so cosa voglia dire, ma ci provo. Ah, così? Va bene. Dai, 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 è vicina la porta, è vicina. No, sappiamo che l'altra è aperta, sappiamo che l'altra è aperta. Vai, 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 vai. Frankenstein, fai il bravo, Frankenstein. Porca miseria, probabilmente ci passa sopra senza problemi. Alice! Vai, Alice! No! Via, via, via! Lascio, vai. Vai via! Non perdete tempo, per la miseria! Ti avevo avvertito. I sogni finiscono sempre in lacrime. Dovevi ascoltarmi. Androidi, è il momento di aiutarmi. Vi ho liberato per un motivo. Frankenstein! Che stai facendo? Levati. No. Questa volta no. Ho detto levati o ti sparo in faccia. Come osi? Sparagli. Grandi androidi! Come osi? Fatelo a pezzi! Se lo merita! Chi vi ha fatto uscire? Io! State lontani! Statemi lontano! Obbedite! Sono il vostro padrone! Sono il vostro padrone! Guardate, mi spiace solo che Alice sia qui per assistere. Ma se lo meritava. Grazie, Frankenstein. Scusami, Luther. Non volevo farvi del male. Mi ha programmato per obbedire. Quando ho visto la piccola rischiare la vita per te, è come se avessi aperto gli occhi per la prima volta. Finalmente ho capito. Vuoi venire con me? Mi servirebbe una guardia del corpo. Per forza fidarti di me dopo tutto quello che ho fatto. Ma conosco qualcuno per farti passare il confine. Potrei portarti da loro. Potrei proteggervi. Tu e la bambina. Va bene. Mi fido. Va bene. Hai rischiato la vita per me. Mi fido. E ancora una volta, gli androidi ci hanno salvato la vita. Gli androidi ci hanno fatto vedere che sono più umani degli umani. Porca miseria, quanta roba mi sono persa qui! Ah, perché sono riuscita a fermare la programmazione. Probabilmente quanta roba c'era. Probabilmente se non fermavo la programmazione mi resettava e chissà come andava a finire. Beh, nello stesso modo in realtà. Quindi ci sarà stato un modo per rompere di nuovo la programmazione, probabilmente, perché Alice recuperata è un punto unico.
Comunque, fateci caso, sempre più androidi si mettono tra noi e la morte, per quanto riguarda Kara. Paradossale sta situazione, cioè gli umani sono veramente la minaccia qua dentro. C'è da stare molto attenti di chi ci si fida. Molto. Cannor, che prende dell'acqua. Perché quest'uomo è sempre sotto all'acqua, porca miseria? Allora, bello che ha un ombrello, però mica lo usa, giustamente. Meglio impocciarsi tutti d'acqua. Allora, siamo di nuovo da Amanda, da quello che infatti mi pare di vedere, che è là in fondo, tutta giallina, fosforescellina. Guardatela là come si distacca bene da tutto il resto. Allora, non vedo niente di interattivo, lo so, dovrei fare un giro e lo farò. Ci rivediamo qua se non trovo un tubo. Perché l'altra volta che sono venuta qui mi ero dimenticata qualcosa, c'era qualcos'altro di interagibile e io non l'ho toccato. Io continuo a toccare staggeggio, non so se serve a qualcosa. Non ne ho idea. Posso di nuovo? Io continuo. Ma cosa serve? Ora non posso più, quindi ho fatto qualcosa? Lì è dove tagliava le rose, quella là. Lì c'è un obelisco lungo lungo, molto poco ambiguo. Ehi Amanda, non far partire cazzo. Salve Amanda. Connor, ti stavo aspettando. Ma era dall'altra parte, perché mi sei... Niente, io stavo guardando in giro e sono inciampata in Amanda. Sono abbastanza convinta di aver preso la strada opposta da dove l'ho vista, ma me la sono trovata davanti lo stesso. Complimenti, Connor. Hai trovato quel deviante e dimmi, cosa hai appreso? E niente, faccio rapporto. Ho trovato il suo diario, ma era cifrato. Ci vorranno settimane per decifrarlo. Che altro? Sulle pareti della casa c'erano disegnati labirinti e altri simboli. Come gli altri devianti, sembrava essere ossessionato da RA9. C'è mancato poco che tu catturassi quel deviante. No, veramente ce l'avevo, Hank l'ha fatto scappare. Distrutto. Spiego. Sapevo che i devianti tendono ad autodistruggersi sotto stress intenso, ma non pensavo che saltasse dal tetto. Io pensavo gli spiegasse che era colpa di Hank, non ce l'avevo, io ce l'aveva Hank. Come va il tuo rapporto con il tenente Anderson? Oh dai, non ho un'opzione. Sta migliorando. Comincio a comprenderlo e si sta abituando alla mia presenza. Che c'è? Non c'è molto tempo. La devianza continua a diffondersi, non ci vorrà molto prima che i media se ne accorgano. Dobbiamo fermarla, a tutti i costi. Ci sto lavorando. Riuscirò a risolvere questo caso, Amanda. Non intendo deluderla. Abbiamo un nuovo caso. Trova Anderson e indagate. Madò, è talmente composta che mi sembra un androide pure lei. Pure sotto l'acqua era tutta seria, composta, non ha battuto ciglio, si è bagnata tutta ed è andata via. Ah, esco. Non avevo notato che era apparso. Hank, dobbiamo riconquistare la fiducia di Hank. Io spero di riuscirci. Allora, dove siamo? Cerca il tenente, ok. Non è la casa di Kara, vero? Cioè, non è la casa di Kara, è la casa di... No, non è la casa di Coso. La casa di Coso era molto più brutta e si entrava da sinistra, mi ricordo molto bene. Non è la casa del padre di Alice, di cui non mi ricordo già più il nome. Tenente Anderson! Suono. Che suono strano. C'è nessuno? Trovo il modo per entrare. Sfondo la porta a testa. Sono un androide. Perché
sono un androide e non posso fare le cose da androide. Mi uso da ariete, sfondo la porta a testate. Prima o poi lo voglio fare. Se finisce il gioco e non ho sfondato neanche una porta con la testa, mi arrabbio. Mi arrabbio. Voglio farlo. Non c'è niente, là non si può andare. Di là non c'è niente. Vediamo se c'è una porta sul retro. Manco salta le staccionate alla olio cuore. Connor, che cavolo di androide sei? Sei un androide inutile? Abbastanza. Non si vede un tubo. Aspetta che stavo guardando nelle fessurette se si vedeva qualcosa, ma no, non si vede un tubo. Peccato. Non c'è una porta sul retro? Dai. C'è un cane. È un cane? Sì. Che scodinzola. Perfetto. Quindi è felice. Quindi in teoria non dovrebbe mordermi. In teoria. Qui non ci posso andare. C'è una porta sul retro? No. Che Hank? È svenuto. È ubriaco, marcio. Tenente Anderson. È ubriaco, con... stai tranquillo. No, non rompere. No, non voglio rompere. Voglio andare via. Non voglio rompere. Non voglio rompergli la finestra. È solo ubriaco. Che cacchio. Bravissimo. Piano. Sumo. Siamo amici. Vero? So il tuo nome. Sembravi molto più piccolo dalla finestra. È solo ubriaco il suo padrone, vedi? Manco il cane si preoccupa, dai! Dovresti anche capirlo che è ubriaco. Voglio dire, l'hai visto che beve come una spugna in mutande? È in mutande, che bello! È ubriaco, guarda. Ti faccio così capisci che è ubriaco. È ubriaco! Non ci voleva un genio. È ubriaco. Vedi? Fatta. Cuore batte. C'è una pistola perché è un cretino, ma è ubriaco. Tenente. Ti svegli, tenente. Che cacchio? Sono io, Connor. Dovrò farla riprendere, per il suo bene. Ma la avverto, potrà essere sgradito. Stupido androide! E sta lontano da casa mia! Mi scusi, tenente, ma ho bisogno di lei. Chiedo perdono per la finestra. Non volevo io, volevo sfondare la porta come un ariete. Grazie in anticipo per l'aiuto. Ehi, che fai? Levati dai coglioni! Veramente. Sumo, attacca. Attacca, Sumo. Bravo. Bravo, attacca. Sumo. Sembra il mio cane. Il mio cane è uguale. Arriva qualcuno, lo lecca, mica lo attacca. Cazzo, mi sento di merda. Allora? Oh, lasciami in pace, pezzo di merda. Ehi. Non mi muovo da qui. No, no, stia. Maledetto lui. Ma che cazzo stai facendo? Ti butto sotto la doccia. Non mi serve un bagno, grazie. Scusi, tenente. No, no, ti serve. Ma è per il suo bene. Se volevo trovare un modo per farmi adorare, questa è la soluzione. Chiudila! Chiudila! Allora? Salve. Ma che cazzo ci fai qui? 43 minuti fa hanno segnalato un omicidio. Al bar di Jimmy non c'era, così ho pensato di venire qui. Merda, forse sono l'unico sbirro al mondo che viene aggredito in casa sua dal suo stesso androide del cazzo. Veramente ce n'è una schiera qua fuori, noi dobbiamo indagare, andiamo. Ma non puoi lasciarmi in pace? No. Purtroppo no, non posso. Sono programmato per seguire questo caso e non senza di lei. Non me ne frega un cazzo del tuo caso, hai capito? Tenente, provi a riprendersi. Dovrebbe... Fanculo, è chiaro? Levati dalle palle! Me lo merito. Ehi!
Sì, capisco. Forse non è niente di interessante. Un uomo trovato morto in un club privé in centro. Risolveranno il caso senza di noi. Forse non mi farebbe male prendere un po' d'aria. E forse? Ho dei vestiti nell'armadio della camera. Vado io a prenderli. Posso frugare in casa di Hank? Voglio sapere perché ce l'ha con gli androidi. Che cosa gli hanno fatto? Gli hanno fatto perdere il lavoro? Non credo, perché è comunque un poliziotto. Si sta impegnando lui a farsi licenziare. Gli hanno ucciso qualcuno di importante? È molto probabile. Chi? È la domanda corretta. Chi gli hanno ucciso gli androidi? Connor le porte per la miseria. Chi gli hanno ucciso? Gli hanno rapito qualcuno? Gli hanno portato via la donna? Non lo so, devo scoprire. Cosa vuole indossare? Non rompere. Perfetto, hippie sia. Io scherzavo, però fa niente. Vediamo cosa mi dice, dai. Aspetti, mentre lei vomita, io faccio un giro per casa. Ehi, Sumo! Credo di non poter più fare nulla perché ho in mano questa cosa, vero? Porca miseria, a me avrei dovuto farlo prima. Magari potevo anche frugargli nel computer. Va bene, tanto mi manderà a prendere altra roba, spero che non si vesta così, se no è la fine. Rideranno tutti in centrale, sarà colpa mia, è la fine. Tutto bene, tenente? Sì, sì, alla grande, dammi qualche minuto, ok? Certo. Che schifo, chiudi quella porta. Scopri di più su Hank, perfetto. Fatta, frugo dappertutto. Frugo sul cane. Il cane può avere grandi informazioni in realtà. Cos'è? Un tizio che suona jazz. Cane, accarezzo il cane. Che non mi odia, vero? Sembravi così piccolo dalla finestra. C'era una pancina piccola, un codino piccolo. Invece sei grosso grosso. Che bel cucciolone. Però io sono qui per fare quello che non dovrei fare, ovvero ficcanasare. Quindi il cane non devo lasciare stare. Il computer. Mi fai passare? No, tu stai facendo la guardia al computer. E ci sta come cosa, ci sta. Allora, lì scopro di più su Hank. Qui ci sono cose. Prendo. Non so se ho il tempo, quindi dovrò spicciarmi. Ok. Beh, lo sapevo già che musica gli piaceva in realtà, perché... No! Lui stava ascoltando rock quando eravamo fuori, scusa, eh? Comunque roba alternativa. Guardo. Oh no, dai. Ecco, perfetto. C'è scritto perché? No. Anche ha perso il figlio e temo di sapere per colpa di chi. A sto punto. Vediamo un po' di far così, così faccio prima, perché non so se ho del tempo per analizzare le cose. Cioè, lui si sta vestendo, non vorrei che ho finito e io no. Cosa faceva con la pistola? Roulette russa. Perfetto! Per vedere dove sarei arrivato. Devo essere crollato prima del gran finale. È fortunato. Il colpo dopo era letale. Santa pazienza. Vabbè, ha perso un figlio, non è che... Se l'è messo davvero? Dai! Fai il bravo, Sumo. Tornerò presto. Non si tolga mai il cappotto! Mi creda, non lo faccia. Forse avevo il tempo. Aspetta, Hank. C'erano altre due cose. Infatti, probabilmente avevo il tempo. Chissà che cos'erano. Spero di non aver perso altri dialoghi.
Porta la camicia a strisce, porta la camicia a righe. Io invece gli ho portato la camicia hippie, perché sì, se lo meritava. Prossima volta mi dice quale vuole. Il video di oggi si conclude qui. Temo che se continuo su questa strada con Connor, prima o poi Hank mi spara in faccia, perché mi sto divertendo a stuzzicarlo, però è una persona che non sembra molto incline ad essere stuzzicata, quindi prima o poi o un proiettile o un pugno me lo prendo sul muso, sicuro. In realtà uno già me lo sono preso, però potrebbe arrivarne un altro molto presto. Io come sempre vi ricordo di lasciarmi le vostre impressioni sotto con un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti!